In pratica è scritto che c'è stato un clamoroso esperimento genetico. No? È Certamente. questo che c'è scritto poi nella Questo Bibbia. mi pare ormai Testuale. assodato e la cosa interessante è che c'è tutta una parte del mondo accademico, quello ufficiale, ma quando dico quello ufficiale intendo dire anche a partire da Harvard, che sta prendendo in serissima considerazione l'idea che l'evoluzione del genere Homo e la sua speciazione, quindi nel diventare sapiens, sia il prodotto di un'evoluzione pilotata. Nel senso che se si prende in considerazione questo aspetto, si spiegano un sacco di cose e si danno un sacco di risposte a domande per le quali adesso noi risposte non abbiamo. È ovvio che si tratta di ipotesi, è ovvio che rimaniamo sempre nell'ambito del facciamo finta che, ma facciamo finta che i testi antichi ci abbiano raccontati, visto che in sostanza, nella sostanza, ci raccontano tutti le stesse cose, facciamo finta che sia vero, o altrimenti dobbiamo pensare che questi antichi che erano così precisi quando registravano le quantità di cereali che immagazzinavano o le transazioni commerciali, immediatamente sono diventati dei favolisti, dei fratelli Grimm o quant'altro, nel momento in cui hanno deciso di raccontarci altro. No, siccome questi non avevano tempo da perdere, non avevano tempo, anche perché scrivere costava, facciamo finta che fossero precisi anche quando ci raccontavano altro. Ma facciamo finta vuol dire teniamo la mente aperta, nel senso che le prove, probabilmente io con la mia età non le vedrò mai, ma io non so se c'è qualcuno qui che ha 10-15 anni, perché non vedo tutti, eccetera, ma qualcuno che ha 10-15 anni, la verità la saprà. Perché ha il tempo, per raggiungere il momento in cui verrà detta e verrà raccontata, perché le cose che stanno uscendo, ho detto prima e mi sono fermato e devo fermarmi, su certe ricerche che si stanno facendo in ambito accademico, ma che verranno rese pubbliche nei prossimi anni, la verità verrà detta. E quindi i più giovani avranno la fortuna di viverla e quindi di entrare in quel mondo affascinante, infinitamente più affascinante rispetto a quello che ci è stato raccontato fino adesso. Lasciate lo spazio. Dai, fammi E la domande. verità ci renderà liberi, però, dice un altro libro della Bibbia. Sì, anche qui bisogna intendersi, sai, queste cose. Sì. Perché quando tu sai la verità non sei più libero. Se tu sai che 2 più 2 fa 4, non sei più libero di dire diversamente. Per cui io sono contento di vivere nel dubbio. Quindi forse la verità vi rende liberi, nel senso che ci rende liberi quando ci libera dalle falsità più evidenti.